second round Milan. Sì, ma lo sai, ci vedrò. Guarda, e lo so che te ci aspetti, ci vuoi bene. Noi faremo di tutto, di tutto, perché vi vogliamo anche noi. Non sapete quanto vi vogliamo anche in semifinale. Ok? Ora mettete in far bravo. Se c'ho da dire le mie considerazioni di ieri sera, voi avete già giocato, vi siete meritati quasi la semifinale, perché, eh? Ok? Mettiti qui, a cuccia, anzi qua, si vede, non si vede? Qua, te lo metto. Guarda, sta qui, sta qui. Buon giovedì, il giorno dopo, the day after Champions League, prima partita andata. Milan-Napoli 1-0. Com'era i famosi detti i napoletani? Ce le magnò, le magniamo tutti quanti. Prima il Milan, poi l'Inter, in semifinale, poi andiamo in finale. Son nessuno. Fatto sta che per ora tra campionato e coppa siamo 2-0. È anche vero, bisogna dire la verità, è anche vero che quelli che conteranno, quello che conterà più di tutti, sarà quello a Napoli la prossima settimana. E che è inutile aver vinto tra campionato e ieri sera due partite su tre contro gli azzurri e poi vai proprio a sputtanarti all'ultima partita. Ragazzi, non conta niente, infatti sarà quella che conta. Sarà quella. Sarà la ciliegina della torta di questo triplo scontro. Allora, come ho detto, non so nessuno. Rimaniamo. Insomma, hanno giocato bene, perché sinceramente ieri sera hanno giocato molto meglio di noi. Con un altro spirito, con un proprio gara preparata su un altro proprio piano. Un altro livello. Io inspiegabilmente non so come mai... Che poi tra l'altro anche Pioli ha un buco di culo, ragazzi, che non si regge il piede. Che culo che ha! Ieri sera partita preparata, proprio perfetta per un suicidio di massa. Siamo stati buoni a uscirne vittoriosi 1-0 e non lo sappiamo neanche noi. Ovviamente, chi è che non è contento? Conta vincere nel calcio, no? Il bel gioco, giocare bene, lo spettacolo. Conta vincere. E noi abbiamo una delle pochissime, se non l'unica opportunità, l'abbiamo sfruttata. In qualche modo un po' casuale, perché sinceramente un po' non era neanche nell'aria la rete, insomma non si respirava al quella sensazione che può succedere da un momento all'altro, perché loro sempre in possesso palla, noi attendevamo non si sa come mai ieri sera, però alla fine le ha dato ragione questi risultati. Tanto di cappello, finché vince ha ragione, però ha anche un bel buco di culo, bisogna ammetterlo, perché anche questo bisogna ammetterlo. Poi e sono contento di tanti nostri giocatori, perché all'inizio mi ha preoccupato un po' Tomori, l'ho visto molto impaurito, soprattutto i primi 20-25 minuti, e avevo paura che combinasse uno degli arrosti suoi, come è già abituato quest'anno. Kier, anche lui un po' di sbandamento iniziale insieme a Calabria, perché poi giocavamo a tre dietro in difesa, perché Hernandez era sempre alto. Infatti sulla corsia destra avevano spesso e volentieri, anche quando rientrava, ma non aveva mai un aiuto, perché Leao non è mai rientrato una volta, cosa che invece Giroud ancora una volta si è dimostrato uno che gioca per la squadra, perché è andato anche al calcio d'angolo a dare fastidio ai giocatori del Napoli in ripiegamento, e questo è un altro dato di fatto che mi sarebbe piaciuto vedere quell'altro, ma che l'altro non lo vedi, anzi il primo tempo ha pensato solo a lamentarsi, come hanno detto in telecronaca, che non le arrivava la palla, il pallone, la palla. Le palle ce le fa girare, perché ieri sera ce l'ha rifatta girare, perlomeno a me. Non so voi, poteva fare molto, ma molto di più. Sempre quei tiri telefonati, quei traversoni telefonati, chi la difesa già lo sa, si prepara lì. Non ha puntato l'uomo, a parte quelle volte che ha trovato campo libero in velocità, sull'allungo, è normale. E in mediana hanno risofferto. Secondo me la chiave tattica, state a sentir bene, perché qui dovete sentir bene. La chiave tattica, secondo me, che ci ha fatto fare tutt'altro tipo di prestazione rispetto alla partita di campionato a Napoli è stata quella che abbiamo visto anche poi con l'Empoli, ovvero un Bennacer che per fortuna, e sono contentissimo per lui perché è un soldatino e uno ci mette l'anima, ha trovato la rete, quella appena decisiva della partita, e sono contentissimo, ma per il resto della partita ha giocato male proprio, ma non per colpe sue, perché è stato messo in un ruolo come trequartista, ha sempre giocato con Krunic, scusate, perché qui sennò io... Allora l'anno scorso non le guardavo. Ha sempre giocato con Krunic in assenza di uno, un trequartista o come primo filtro a centrocampo per schermare le ripartenze avversarie. Ha sempre usato che sì o Krunic. Ora, due partite che insiste. Prima Pobega lo mette a posto di con l'Empoli accanto a Tonali, tiene avanzato Bennacer.
Poi, ieri sera Krunic dietro e Bennacer davanti, cosa che poi, siccome pressavano alto e ci facevano giocare dal basso male in ripartenza, venivano subito a prenderci, siamo stati costretti anche a fare dei lanci in avanti a volte per cercare di far salire la squadra. E di testa Giroud che aveva da lottare con quell'altro irreperibile. C'era Bennacer, avrà saltato 30-40 volte ma non l'ha presa una di testa. Perché non è il ruolo suo, spalla alla porta a saltare di testa. Cioè, poi è andato bene il risultato, ripeto, alla fine ha avuto ragione, ma ragazzi, ma vi rendete conto che c'è una formazione inspiegabile con le posizioni in campo? No, io per far venire. E io mi aspettavo qualcosa di più, un po' più intraprendente a Milano. Perché sono contento per la vittoria, ma la prestazione, sinceramente, mi è piaciuto molto di più Napoli, anche dopo che è rimasto in 10, perché ha fatto i cambi, le sostituzioni. L'ha fatte giuste e hanno fatto sì che rimanessero alti sempre a schiacciarci, perché noi abbiamo continuato poi mettendo Rebic là davanti. Già Giroud, poretto, che ne faceva più. Leao è irreperibile. Metti anche quell'altro fantasma e davanti te che rimetti Pobega, rimetti Branx al centrocampo per soffrire meno il palleggio loro. No, che ha fatto? Ha rimesso Rebic, che l'unica cosa che ha fatto è ha picchiato come un fabbro. Vabbè, come il suo solito. Però qui, ragazzi, ma a noi ci è andata di lusso, eh. Cioè, intendete bene. Non so se l'avete capito, perché ieri sera, se non era per San Magnan o Krunic che ci mette subito una pezza su quell'errore suo all'inizio, era un'altra partita, eh. Avevamo preso pallottoliere, no? Poi, il calcio di episodi, a noi ci sono girati a favore e a loro meno. E poi che ci serve a dire? Krunic, ecco, gli errori, le sbavature iniziali, poi si è ripreso, mette ordine, spezza il gioco avversario, d'utile. Volenti o dolenti era per noi fondamentale come tipo di giocatore. Certo, non ti puoi aspettare giocate d'alta classe, è normale. Tonali ha fatto il suo, ha combattuto dappertutto. Alcuni duelli li ha vinti, altri no, era un po' in ritardo perché loro erano sempre prima su palloni perché avevano anche un'altra foga. Arrivavano sempre prima su quei maledetti palloni. E noi abbiamo perso anche tanti di quei palloni lì, le palle, cioè, conquistate da parte loro, ci hanno messo in difficoltà. Teo Hernandez, secondo me, poteva fare molto di più. Ha pensato un po' più a fare sceneggiate. Io sarò un po' critico, mi dispiace. Io la vedo così. A me certi atteggiamenti non mi piacciono. Volevo un altro tipo di gioco. Ora vi dico tutti in avanti Spavaldi, ma perlomeno contrastare meglio il gioco del Napoli, perché in campionato abbiamo visto che lo potevamo fare. Perché ieri sera, inspiegabilmente, è stato abbandonato a se stesso Lobotka. Che è il vero motorino del Napoli, l'ha fatto il campionato e ieri sera l'ha lasciato praticamente libero da agire. E qui Pioli un'altra volta ha avuto culo perché e ci è andata bene. Comunque, tutto sommato, cioè, lasciando stare questo, per come si sono contenuti, abbiamo forse anche meritato la vittoria. Perché siamo arrivati a quarti di finale, non è per caso, certo per caso, come tendono tanti. E poi sappiate che io voglio andare in semifinale perché voglio trovare loro, i prescritti cartonati indebitati, e le voglio vedere, e io le voglio trovare loro. Ma comunque, ragazzi, sostituzioni, chi ha fatto bene e chi male, è lunga, buoni tutti dall'esultare a fare salti di gioia perché fermi, buoni, buoni, fermi, fermi, che l'ultima che conta è là. Siamo avvantaggiati, hanno assenze, ma in qualche modo ci metteranno in difficoltà lo stesso e noi dovremo forse da una parte anche una rete sola per noi. Va bene, perché in questo modo riusciremo a tenere la concentrazione alta. Bisogna sperare solo qui. Concentrazione alta e fare una partita discreta e attenta. Noi al ritorno dobbiamo fare quella. E osare un po' di più, visto che loro si dovranno aprire come delle puttane. Si dovranno aprire, mignotti, si dovranno aprire e noi dovremo mettere in moto le nostre armi. Diaz comunque è uno dei migliori ancora una volta. E in questo periodo è in forma. Sono contento per lui e niente. Like campanellina, dimmi. Cioè, non prendete per uno. Cioè, non so contro nessuno. Vi dico quello che secondo me, quello che ho visto io da partita. Ordinata, sì, in fase difensiva, ok. Però tante cose, ragazzi, abbiamo avuto anche la fortuna che non nuoce dalla nostra parte. Like e campanella attiva, se vi va, sostenete il canale. Ditemi nei commenti cosa ne pensate voi della partita di ieri sera. Testa a Bologna, volevo dire eresia, ma non la dico. Testa a Bologna, non è che si può perdere altri 2 punti, però. E poi penseremo a gara di allo stadio Maradona, ok? Ciao ragazzi, buona giornata.